Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo come avete detto dal titolo sarà il video riguardante tutti i prodotti finiti dell'ultimo periodo. Essendo tantissimi, io direi che possiamo iniziare subito. Pretendo in questo momento un minuto di silenzio per la fine di un prodotto che, cioè ragazze, voi adorate perché me lo scrivete sempre e che anche io adoro. Cioè ragazze, guardate che tristezza. Questo profumo qui in vendita da Lidl ed è il profumo Aura Jolie by Sandley Eau de Parfum for Woman. Secondo me è, cioè almeno ad oggi, uno dei profumi più buoni e soprattutto più reali, tra virgolette, nel senso che la fragranza assomiglia tantissimo all'originale, ossia, come potete leggere qui dietro, alla Vie Belle di Lancôme. Vabbè, naturalmente non ve ne sto neanche a dire, io ho già fatto un video che vi lascio qui sopra in cui vi parlo di questo prodotto. Come vi dicevo anche prima, è uno dei profumi in gamma permanente Lidl che secondo me sono più vicini alla fragranza originale e assolutamente ve lo consiglio perché ha un rapporto qualità-prezzo ottimo. Se amate la Vie Belle di Lancôme, magari potete provare ad utilizzare Aura Jolie per tutti i giorni, per andare a fare la spesa dal medico, eccetera. E quando invece avete un'occasione particolare, prendete appunto l'originale e non la copia. Secondo me è un profumo dolce, sensuale, ma allo stesso tempo si sente davvero tantissimo. È il migliore in assoluto fra tutta la gamma dei profumi Lidl da donna. E proseguendo con i profumi, ho terminato anche questa boccettina qui. Non so se ve lo ricordate, anzi, se vi ricordate, scrivetemelo nei commenti. Questo si chiama Luxury Pretty Sweet for Woman ed è praticamente un profumo che ho acquistato, mi sembra, 2 anni fa da Lidl e anche questo era l'equivalente di un profumo famoso e ragazze, anche questo è davvero buonissimo. L'ho adorato, mi piace tantissimo. Mi è proprio dispiaciuto averlo terminato, soprattutto perché adesso questi profumi non si trovano e soprattutto quest'anno purtroppo i profumi Luxury non sono usciti. Terzo e ultimo profumo che purtroppo ho terminato nell'ultimo mese è questo di Cartier. È il mio profumo preferito, ossia la Panthère. Il patatone me lo ha regalato. Vi lascio poi il video haul qui sopra a Natale e ragazze, io lo adoro. Lavorando spesso in profumeria ho modo di fare confronti fra varie fragranze e ho notato che sulla mia pelle questo è il miglior profumo in assoluto perché è dolce, molto sensuale, fa molto donna e soprattutto si sente tantissimo. Ancora parlando di prodotti Lidl, ultimamente è tornata la PH Bio e in varie occasioni ho avuto la possibilità di acquistare due prodotti. Il primo è il sapone liquido antiodore da ricetta biologica Lime, con estratti vegetali 100% bio, privo di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamide DEA, PEG, SLES, SLS e come ogni prodotto PH bio, come potete vedere, è certificato VEG, quindi un prodotto vegano e ha la certificazione IAB. Contiene 500 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Come sapone liquido devo dirvi che non mi è piaciuto tantissimo perché ho notato che tende moltissimo a seccare la pelle, soprattutto le mani. L'odore è fantastico, è molto fresco, buono, estivo, sa proprio di agrumi, però ragazzi, se dovessi consigliarvelo, no. E invece il patatone mi ha regalato sempre della PH Bio un bagno schiuma. Anzi, un bagno corpo, scusate, è ridotto così perché l'ho utilizzato proprio tutto. È un prodotto che mi è piaciuto. Comunque, è il bagno corpo da ricetta biologica con camomilla, con estratti vegetali 100% bio, privo di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamide DEA, PEG, SLES, SLS. Stessa cosa, certificato IAB e vegan. Ancora la confezione contiene 500 ml e ha un PAO di 6 mesi. Ragazze, cioè io assolutamente con tutti i bagno corpo della linea PH Bio mi sono trovata davvero molto bene. Il profumo è buonissimo, non secca la pelle, anzi la lascia molto liscia, morbida e profumata. E devo dirvi che assolutamente lo ricomprerei. Ancora Lidl, ho terminato il loro balsamo labbra. Questo mi sembra me l'avevano regalato ad un evento a Milano. È il balsamo labbra, quello con buon inci di Sienne. Per farvi
farvi capire, anzi come potete vedere, questo con la confezione celeste contiene 4,8 grammi di prodotto, ha un PAO di 12 mesi e ragazze, cioè, io mi sono trovata davvero molto bene, ha un profumo delicato buonissimo, è molto adatto a labbra secche. Di solito io con i balsami labbra Sien, anche quello della linea biologica, della Sien Nature, non mi sono trovata benissimo perché comunque non è molto nutriente. Questo, a differenza degli altri, invece è fantastico, mi piace moltissimo, vi consiglio di provarlo, soprattutto se avete labbra secche, ma perché le idrata e appunto le lascia idratate per moltissimo tempo. Forse non è molto idratante nel periodo estivo, ma secondo me per l'autunno e la primavera è un prodotto ottimo. Come ogni video dei prodotti finiti, non possono mancare i miei shampoo preferito, ossia quelli della linea Equilibra. In questo caso, come potete vedere, ne ho terminati ben due. Il primo è all'argan, 98% di origine naturale, shampoo protettivo per capelli, senza parabeni, petrolati, SLS, SLS, sale aggiunto, è a base di olio di argan, fiori di tè nero, è per capelli spenti e ha un inci ottimo. E stessa cosa anche questo, è il sempre di Equilibria, però al karité, shampoo nutriente senza parabeni, SLS, SLS, senza sale aggiunto e non contiene siliconi. E questo prodotto invece è a base di burro di karité ed estratto foglia di noce e naturalmente è proprio per i miei capelli, ossia per capelli secchi. Entrambe le confezioni contengono 250 ml di prodotto, entrambi hanno un PAO di 12 mesi, entrambi hanno ingredienti ottimi e in aggiunta entrambi, ragazze, sono fantastici. Non li abbandono più, ne ho acquistati tantissimo, li trovo da acqua e sapone, insomma in tantissimi anche supermercati e mi trovo molto bene. Hanno entrambi un profumo buonissimo, forse questo al karité ha una profumazione più buona, però sul mio capello preferisco sempre quello all'argan perché lo trovo meno pesante, è meno nutriente e proprio è perfetto per la mia tipologia di capello. Anche questo al karité non è male, ma se dovessi farvi un confronto, assolutamente quello all'argan, nonostante abbia una profumazione, come sappiamo l'olio di argan non è molto profumato, non troppo buona. Comunque entrambi i prodotti super promossi e che continuerò sempre ad acquistare. Ho terminato finalmente una crema corpo, questa è della Bionique ed è il Defense Body Sculpt rimodellante intensivo corpo per pelli sensibili e intolleranti. È una crema anticellulite, insomma, rimodellante, molto buona, ha un profumo ottimo, non troppo dolce, più basico, ha ingredienti fantastici, la confezione contiene 200 ml e ha un PAO di 12 mesi. Mi piace il fatto che questa crema si assorba abbastanza facilmente, ma non subitissimo, quindi mi permette quando la applico di fare anche un bel massaggio. Lascia un pochettino di scia bianca, ma ragazze, devo dirvi che tonifica e mi è piaciuta moltissimo, soprattutto nella zona dei glutei e cosce. Penultimo prodotto che ho terminato sono le mitiche Pure Skin di Essence, ossia dei cerottini da mettere sul mento e sulla fronte per eliminare i punti neri o comunque i brufoletti che ci sono appunto in queste due parti del viso. Io devo dirvi che spesso le utilizzo anche qui sul naso quando non ho quelle lunghe e ragazze, per me sono i cerottini elimina punti neri migliori che abbia provato in tutta la mia vita, perché hanno una profumazione molto buona, anche abbastanza intensa e fiorita, hanno un inci ottimo e in un quarto d'ora riesco ad eliminare tutte le schifezze che ho nella zona T e mi piacciono moltissimo, provatele assolutamente. L'ultimo prodotto sono delle salviette struccanti, sto provando con piacere questi della Sensur, salviette struccanti viso e occhi, strucca, deterge e rivitalizza, 3 in 1, hanno un inci ottimo, hanno un PAO di 6 mesi, contengono 25 pezzi e sono a base di provitamina B5 e vitamina E e rimuovono anche il mascara waterproof. Come sapete se guardate i miei video, io non utilizzo spesso le salviette struccanti per rimuovere il trucco occhi. Quando magari ho fatto serata, sono tornata un po' tardi, anziché mettermi a struccare in bagno, elimino tutto il mio trucco solo sul viso
viso con le salviette struccanti. Per gli occhi invece sono un po' più fissata e vado con il mio remover e tolgo tutto il trucco occhi. Comunque sono delle salviette struccanti ottime, non danno fastidio al viso, non lo arrossano, non bruciano e mi piacciono davvero tantissimo. Ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!